signor, questo tutto sarebbe finito e terminato. Ma sono 2019 anni di grazia che viviamo ogni giorno. Amen, alleluia. Ogni giorno è un giorno di grazia. Che ognuno siamo qua nella città di Cattolica, in Emilia Romagna. E il Signore non ti chiede tanto, ma dice la parola, apri il predicare l'Evangelo della grazia, alleluia. Apri il tuo cuore l'Evangelo alla speranza eterna. Caro fratello Daniel, apri il tuo cuore e ravvediti dei tuoi peccati, perché tutti i peccati del mondo e dell'uomo sono scritti. Tutti i tuoi peccati di una vita di esistenza sono scritti. Non vi è un peccato che non è stato dimenticato da Dio. Ma chi ha accettato Gesù Cristo dice che tutti i peccati anche del passato saranno dimenticati. Amen. Ma per essere perdonato devi accettare colui che solo è morto in croce. Amen. Perché Gesù è la via, la verità e la vita. Gesù è la via, il Padre, la verità della parola e la vita eterna. Dove posso andare a cercare una speranza? Forse in un luogo di quattro mura? Forse perché un uomo vestito di nero mi dice va bene così? No, la mia ricerca della speranza è nei Vangeli. Perché amen, alleluia. Cristo ho conosciuto la mia libertà. Alleluia. Di essere perdonato dai peccati del mondo. E ringrazio Dio ogni giorno che Egli mi dà questo giorno di grazia da vivere, perché nella grazia di Cristo col suo sacrificio noi siamo perdonati. Perché coloro che portano l'Evangelo per le strade sono chiamati beati, perché noi non ci vergogniamo di manifestare che Gesù è il Signore alla gloria di Dio Padre. Che il Signore benedica la sua opera.